183 associazioni hanno trovato casa in Comune di Venezia, sia nella città storica che in terraferma. Questo è un passo importante per un patrimonio trasparente, per un patrimonio che sta di fianco ai cittadini e riesce a dar loro degli spazi dove operare per la comunità nel principio della sussidiarietà. Appena scadranno le convenzioni in essere per altri spazi comunali, si procederà a metterli a bando, così da proseguire nella stessa logica di amministrazione trasparente del patrimonio, ha specificato l'assessore, che ha ribadito l'impegno e il sostegno alle associazioni e al mondo del volontariato, riconoscendone il ruolo di primaria importanza. Sappiate che comunque prossimamente ne andranno a bando altri, quindi per qualsiasi altra associazione abbia voglia di impegnarsi con i cittadini, con il territorio, prossimamente anche per nuovi spazi. Numerosi locali messi a disposizione delle associazioni negli ultimi 5 mesi, all'ex liceo Severi a Malamocco, una porzione dell'immobile alla Giudecca, al civico 936, l'ex scuola 25 aprile a Sacca Fisola, una porzione dell'immobile in via Contarini a Mestre e una porzione all'ex scuola Edison a Marghera. Infine la novità assoluta, quella dell'istituzione della figura del responsabile di condominio. Il passo in avanti è stato anche di cercare di responsabilizzare le associazioni e i cittadini con l'individuazione della figura del responsabile di condominio, che si occuperà di far rispettare le norme di sicurezza, della chiusura, dell'apertura delle luci e del riscaldamento, facendo sì che possa ottenere con questo suo impegno uno sconto sull'affitto e sulle utenze.